Amici e amici bianconeri, buonasera, bentrovati. Post partita Milan-Juventus per commentarlo qui insieme sul mio canale. Match appena terminato. Prima di farlo, però, come sempre, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube tenendo azionata la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti che pubblicherò su questo canale. In fondo alla puntata, mi raccomando, non dimenticate di mettere like al video. Diciamolo subito, non è stata una bella partita. Diciamolo subito, la Juventus con Massimiliano Allegri evidentemente in testa è andata a Milano per, prima di tutto, non perdere il match e con un piano partita che prevedeva un'attenta fase difensiva e poi la possibilità attraverso le ripartenze di trovare l'imbucata giusta nei confronti dei rossoneri. Non è andata come eventualmente avrebbero sperato, facendo colpo grosso, ma ha ottenuto quello che dalle parole dello stesso allenatore nelle precedenti conferenze stampa si era abbastanza intuito, cioè il suo obiettivo, quello di arrivare a febbraio con una condizione di classifica più o meno simile a quella attuale per potersi poi giocare il tutto per tutto da marzo in poi, quindi rimanere agganciato alla quarta posizione per poi dare l'assalto ad un piazzamento Champions nel periodo che andrà da marzo in poi. Scelta giusta? Beh, questo eventualmente lo vedremo da successivamente, perché poi il bilancio giustamente andrà fatto a fine stagione, quando ovviamente capiremo quella che sarà stata l'annata della Juventus. È però ovviamente giusto rilevare quello che è la sfida di questa sera. Non che il Milan abbia fatto chissà quale partita e non che il Milan abbia fatto chissà quanto di più, ma per il Milan evidentemente era anche difficile di fronte ad una squadra ben organizzata, perché se c'è qualcosa che ovviamente bisogna dire che va a merito della formazione di Massimiliano Allegri è certamente l'organizzazione. Detto questo, se eventualmente delle due squadre ce n'era una, ce n'è una che più dell'altra è andata vicino a poterla vincere, non vicinissimo, ma certamente potrebbe essere il Milan delle due. Szczęsny ha compiuto pochi interventi, ma in un paio di circostanze si è fatto trovare molto attento, deciso, preciso e sicuro. Dall'altra parte, Maignan non è stato impegnato in interventi particolari, con, ribadisco, un dato importante. Rodrigo Bentancur credo che oggi possa essere eletto sicuramente tra i migliori in campo. Ha un difetto l'uruguaiano, purtroppo dovrebbe imparare l'ultimo passaggio, quello che sistematicamente non gli riesce e lo sbaglia. Diversamente, nella fase di interdizione è stato decisamente strepitoso, recuperando tanti palloni, facendosi trovare sempre al posto giusto al momento giusto e non concedendo ripartenze che potevano essere letali, ad esempio a Rafael Leao. Di dietro voglio fare i complimenti a Daniele Rugani, il cui unico errore poteva costare caro, ma Giroud, che alle spalle aveva colto appunto Rugani impreparato, ha fatto la scelta sbagliata, quella di una torre in mezzo all'area dove non c'era nessuno. Per il resto la fase difensiva bene, sia nelle figure di De Sciglio, meno propositivo del solito, ma comunque abbastanza sicuro, nonostante un paio di imbucate prese, una da Leao nel primo tempo e l'altra da Selemaker nel secondo. Ebbene anche Chiellini, che ha dato solidità al reparto con la sua solita presenza costante e importante al centro della difesa. Alessandro, diciamo che stava per combinare la patata subito dopo appena 5 minuti con un possibile calcio di rigore a favore del Milan, da rivedere nel momento in cui commento, non ho avuto modo di rivedere le immagini, ma a sensazione è stato un intervento abbastanza rischioso da fare entro l'area. Pari e patta, perché nel secondo sicuramente c'era un intervento che poteva essere passibile di calcio di rigore ai danni di Alvaro Morata all'interno dell'area di rigore del Milan. Detto questo, non è stata una bella partita, non è stata certamente la miglior Juventus e ancora una volta continuo a non concepire il perché non si scelga e non si opti soprattutto contro squadre come il Milan organizzate e che solitamente conducono la partita, perché
essendo ben organizzate, hanno un gioco collaudato e calibrato, si continui a non voler provare la soluzione che vede in campo contemporaneamente Arthur e Locatelli. Locatelli quest'oggi ha ammonito subito agli inizi del match, ammonizione che mi pare quantomeno dubbia, è vero, intervento deciso ma nettamente sul pallone per poi frenare addosso a Tonali, mentre Arthur molto bene nel suo ingresso in campo, fatto salvo una palla con la quale una ripartenza del Milan poteva essere pericolosa. Però in sostanza credo che a questa Juventus, che ha regalato sistematicamente il centro del campo all'avversario, fatto salvo gli interventi di interdizione molto buoni, come detto prima, di Rodrigo Bentancur, io credo che avrebbe potuto fare qualcosa di più. Ma evidentemente dalle parole di Massimiliano Allegri, cioè la volontà della Juve di presentarsi alla volata finale agganciato al quarto posto, si evince quello che inevitabilmente sarebbe stato il piano partita. E infatti la Juventus è andata a Milano, a San Siro, in un campo che definire indecente è ancora, scusatemi, un eufemismo, per non perdere. Piano riuscito, pareggio che alla luce dei risultati avvenuti, ad esempio il pareggio dell'Atalanta in casa della Lazio, potrebbe essere un 2 punti persi piuttosto che un punto importante guadagnato, anche perché non dimentichiamolo che la Juventus con il pareggio di quest'oggi continua nella sua imperterrita condizione di squadra che non ha vinto uno scontro diretto contro le squadre che la precedono. Dall'altra parte va sottolineato il 10° clean sheet da ottobre a oggi, che fanno della Juventus fanno per la Juventus questo un record europeo, ma se poi questo non sarà valso la qualificazione alla prossima Champions League, evidentemente sarà un record di poco conto, anche alla luce comunque del fatto che la Juventus, che non aveva iniziato bene, non ha certamente la miglior difesa di questa Serie A. L'attacco continua a latitare, oggi malissimo, davvero malissimo, Alvaro Morata, abbandonato molto a se stesso, svagato, ma soprattutto con la sensazione che non fosse concentrato in ciò che era il piano partita. Troppi palloni persi, non controllati, troppe volte a terra, troppe volte anticipato, scelte inopportune, partita da dimenticare per lo spagnolo. È finita 0-0, a questo punto sarà una settimana bollente quella che andrà ad iniziare domani, con il mercato che volge verso il rettilineo finale e che dovrebbe portare alla Juventus quell'attaccante che manca e che serve come il pane. Come sapete sono ore calde quelle che ruotano intorno ai bianconeri, intorno al nome di Dusan Vlahovic. Da domani sicuramente si tornerà a parlare di questo tipo di operazione, senza dimenticare che ci sono altre situazioni in ballo che devono smuovere la rosa bianconera. L'uscita di Ramsey è una, la richiesta di Arthur di poter andare a giocare è un'altra, ma come detto il brasiliano non uscirà se non ci sarà un sostituto, e a quanto mi risulta ad oggi non c'è un sostituto che possa arrivare. Sulle voci che vogliono Rodrigo Bentancur, obiettivo dell'Arsenal, poco cambia, perché lo stesso discorso fatto per Arthur vale anche per Rodrigo Bentancur: se non c'è un sostituto, nessuno dei due lascerà Torino. Ragazzi, vediamo quel che sarà, io vi auguro una buona notte, non è stata una bella partita, l'unica cosa da salvare è il clean sheet, il 10° da ottobre ad oggi, che fanno della Juve, ripeto, primatista europea, e il fatto di comunque essere ancora lì agganciati alla zona Champions. Lasciatemi i vostri commenti, vi auguro una buona notte e vi do appuntamento ai prossimi 3 gran minuti. Fino alla fine, forza Juve, ciao!